città. Melfi nasce qualche anno fa, è un po' di tempo che stiamo portando avanti il discorso del contest abbinato ad un grande artista della musica rock. Quindi l'anno scorso per esempio abbiamo avuto i Lacuna Coil e abbiamo avuto un contest con delle band emergenti del posto, del luogo, venivano chi da Roma, chi dalla Puglia, chi dalla Campania. E quest'anno abbiamo voluto ripetere l'operazione e avremo invece come ospite headliner Omar Pedrini. Timori, hanno fatto la storia del rock italiano, eh? Sì, sono a 50 anni un po' più dura, però siamo arrivati alla fine anche stasera. Sei in tour per portare un po' in giro i successi, i più grossi successi di questo straordinario gruppo. Sì, da marzo che sono in giro, dovevamo fare solo 3 mesi di tournée, siamo all'ottavo ormai, tra un po' facciamo un bambino, al nono mese insomma nascerà qualcosa. Ma il rock è cambiato oggi. Il rock, c'è qualcuno che dica ancora che è morto, e invece non è vero, il rock and roll non morirà mai. È un momento che le radio non mandano rock, ma si pentiranno amaramente. Tu non ti prenderanno le chitarre. Non ti prendi pause perché so che sei con Alessio Boni in giro, un attore e un musicista che ci fanno insieme. Sì, sì, quello a fine anno però, da fine novembre inizierò una tournée per novembre-dicembre. Adesso fino al 21 ottobre porto in giro Viaggio senza vento. Omar Pedrini piace ai suoi fan, ma perché? Lo chiedo a te, dai. Non me lo chiedo ancora adesso, devi chiederlo a questa ragazza, a lei, perché abbiamo feeling, non so perché, dicono, io li sento come degli amici, non c'è mai stato, ma neanche tu ti ricordi di Timoria, non ho mai voluto un filtro tra me e il mio pubblico, anche quando insomma facevo 1 o 2 dischi d'oro a stagione. Perché mi piace così, e questa filosofia è rimasta, ci troviamo, siamo un po' una comunità, a me piace chiamarla così. Sì, sì, un po' anni 70, siamo un po' hippie dentro di noi. Sei stato preceduto dai gruppi. Pace, amore, rock and roll. Sei stato preceduto da dei gruppi rock. Ecco. Ma li ho sentiti dalla finestra, ma ho sentito le buone cose, mi sembra. Buone cose, quali consigli daresti a questi giovani promettenti? Io do solo un consiglio sempre quando mi chiedono, è quello di fare musica propria. È un po' più dura all'inizio perché magari i locali ti chiamano di meno, se fai le cover hai l'illusione di avere più successo perché la gente canta e balla, però è la musica di qualcun altro. Invece i Timoria a Brescia negli anni 80 io esigevo di fare solo canzoni nostre e la gente era pochina, poi 10, 20 diventano 40, 80, alla fine riempivamo i palazzetti dello sport e siamo stati forse il primo gruppo rock italiano negli anni 90 a riempire Palalido, insomma grossi 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 posti della musica. Bene, ti lascio ai tuoi fan, ciao, auguri. Sì, mi lasci al mio ruvido più che altro che mi mena, vedi? No, ma è un simpaticone, mi ha guardato è buono, sotto sotto è buono. Grazie, 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 ciao.